Avete mai pensato a cosa succederebbe se tutte le cose di questo mondo diventassero improvvisamente 10 volte più piccole? O al contrario, 10 volte più grandi? Le adoperereste? Questo modello in scala sembra perfetto e funzionale, come il piccolo rubinetto. Ma la goccia d'acqua sembrava sbagliata. Non voleva essere ridotta in scala col rubinetto. In questo film vogliamo studiare quel che succede cambiando le dimensioni degli oggetti, facendo un cambiamento di scala, cioè alterando le dimensioni di un oggetto nel medesimo rapporto e avendo così un oggetto simile ma di grandezza diversa. Noi scopriremo che per colpa delle leggi della fisica non si possono cambiare le dimensioni di molte cose senza insieme alterarne anche la natura, oppure alterare relazioni come per esempio quella della goccia d'acqua col diametro del rubinetto. Per le cose più semplici che noi studiamo, cioè le relazioni geometriche, nulla cambia quando si cambia la scala. Restano inalterate. Queste figure mostrano il teorema ben noto in geometria che dice che ogni triangolo inscritto in un semicerchio è un triangolo rettangolo. Questo è vero sia per un triangolo grande che per uno piccolo. Ma è un discorso fatto su figure idealizzate che rappresentiamo con queste linee e non su oggetti fisici. Con un oggetto fisico reale, come questa creta qui, non va bene. Può darsi che non si comporti ugualmente nelle due diverse versioni, proprio per qualche ragione fisica, come la incapacità a reggere il proprio peso. Ora farò una piccola barra mettendo un po' di questa creta in questa forma di legno. La forma dà alla barra una grandezza definita. E con la barra farò un arco. Ecco qua, una forma che è 10 volte più grande dell'altra, 10 volte più lunga, più alta e più larga di quella di prima. Vediamo che cosa accade se anche con questa faccio un arco. Non ce la fa a sostenere il suo stesso peso. Per qualche ragione, la resistenza della barra grande non era sufficiente per reggere al peso. Ci sono parecchi esempi di questa incapacità di un oggetto a sostenere il suo peso. Uno è il caso di un peso sostenuto da una corda. È un esempio facile da realizzare. Ho qui un preciso modello in scala, 1 a 10, di una cassaforte con le pareti di acciaio ridotte a un decimo di quelle di una cassaforte vera. Pesa 500 grammi. Ora io posso alzare questo modello facilmente mediante un filo di nylon con questa piccola manovella e tutto regge benissimo. Vediamo un po' quanto è grosso il filo. È circa 1 centesimo di pollice, 25 centesimi di millimetro. La questione adesso è, posso alzare una cassaforte 10 volte più grande con una corda 10 volte più grande? Cioè una corda di 1 decimo di pollice di diametro? Come questa? Proviamo. Cosa è successo? Il nylon è molto robusto, ma non a sufficienza per alzarla. Se cambio la scala di un fattore 10, dalla cassaforte piccola alla grande, in qual modo aumenta il peso? 10 volte? 100 volte? Aumenta, se si usano gli stessi materiali, di ben 1000 volte, perché il peso va come il volume e il volume come la terza potenza della lunghezza. Supponendo che le casseforti siano dei cubi, allora il volume della cassaforte, il volume di quella piccola, sarà A alla terza se A è il lato, mentre quello della grande sarà 10A alla terza.
o 1000 A alla terza. Il peso della piccola era 500 grammi. Il peso della grande è 500 kg. Il volume di una cosa qualsiasi varia col cubo del fattore di scala, anche se l'oggetto ha delle cavità. Potete provare a dimostrarlo da voi, se volete. La ragione per cui la corda si è rotta è che la resistenza di una corda dipende dall'area della sua sezione e non dal suo volume. Guardando l'estremo di una corda, vedrete che essa è composta da un numero di fili che è proporzionale all'area della corda. Maggiore è l'area, più sono i fili. Questo significa che il peso massimo che essa può sostenere, chiamiamolo W max, è proporzionale all'area, cioè a pi greco r al quadrato, se r è il raggio. Allora, se si ha un raggio 10 volte maggiore, cioè una corda più grossa, l'area e perciò la resistenza saranno 100 volte maggiori che in quella piccola. La resistenza è aumentata col quadrato del fattore di scala, mentre il volume e perciò il peso sono aumentati col cubo. Per questa ragione ogni cosa, aumentandone le dimensioni, diventa troppo pesante per la sua resistenza. Questo è vero anche per gambe, sostegni o qualsiasi appoggio, quale che sia la loro forma. Che cosa avremmo dovuto fare allora per sollevare la cassaforte? Dovevamo prendere una corda, l'area della cui sezione, indichiamo con R grande il raggio, fosse 1000 volte maggiore dell'area della sezione del filo. Ciò vuol dire una corda il cui raggio è la radice quadrata di 1000 per R, o circa 32 R. Insomma, poiché il diametro del filo era circa un centesimo di pollice, ci occorre una corda di diametro di circa 32 centesimi di pollice, circa 5 sedicesimi di pollice. Ho qui una corda di diametro 5 sedicesimi di pollice. Dovrebbe andar bene. Infatti, per curiosità ho pesato la cassaforte, ed è pesante. 500 kg, mezza tonnellata. Abbiamo chiarito una cosa. Ampliando le dimensioni di una struttura, dovete aumentare quelle dei sostegni più che in proporzione, o non potranno resistere al peso. Per esempio, cosa si può dire di quei mostri che si vedono nei film? In questo classico film, King Kong era descritto come un gorilla alto 15 metri. Naturalmente le sue gambe non lo avrebbero mai retto. Il film fu realizzato usando come sfondo una città in miniatura. Un mostro reale così grande sarebbe crollato. E quando qualcuno vi dice, guardate una formica o uno scarabeo, non è meraviglioso che riesca a trasportare 10 volte il suo peso? Pensate alla sua forza se avesse le dimensioni di un uomo. Allora potete fargli una piccola lezione sui modelli in scala e su resistenza e peso. Si può vedere come la natura tiene conto di questo, guardando lo scheletro di alcuni animali grandi e piccoli. Tutti questi animali sono di fattura leggera e delicata. Su scala più grande, guardate cosa succede alle parti di sostegno dello scheletro. È necessaria più resistenza. E siccome la natura ha come pezzi da costruzione solo ossa, muscoli e tendini, deve usare pezzi da costruzione più spessi. I più grandi animali della Terra, i grandi dinosauri, come questo antico brontosauro, erano già quasi troppo grossi per poter star su.
e probabilmente vivevano in paludi dove l'acqua scaricava un po' di peso dalle loro zampe. È chiaro che essi non avrebbero potuto essere molto più grandi. Ma ci sono anche altri limiti alle dimensioni degli animali. Non c'è nessun animale a sangue caldo più piccolo del minuscolo topo ragno, ed anche lui ha il suo da fare a sopravvivere. Il suo guaio non è il rapporto resistenza-peso, ma quello superficie-volume. Questo piccolo colibrì, come il topo ragno, ha un grosso rapporto superficie-volume. Perciò si raffredda così rapidamente che fa fatica a restare vivo e deve passare quasi tutto il tempo a mangiare. Se noi fossimo in scala 1 a 10, cioè ridotti a un decimo, anche noi avremmo il nostro da fare con le perdite di calore e con cose cui di solito non si pensa, come la tensione superficiale. Tale tensione è la forza che rende consistente la superficie dei vari liquidi come se fosse ricoperta di pelle. È l'equilibrio fra tensione superficiale e peso che dà alle gocce le dimensioni che hanno. La tensione superficiale può sostenere degli oggetti molto piccoli. Qui è la tensione superficiale che tiene a galla le idrometre mentre pattinano. Esse non galleggiano, stanno sull'acqua perché il loro peso è troppo piccolo per rompere la superficie. La tensione superficiale può anche sostenere un pezzo d'acciaio, se è piccolo. Un ago, per esempio. Se ora spingo l'ago attraverso la superficie, affonda. Cos'è che rende queste forze superficiali così importanti per cose di piccole dimensioni? Ricordate cosa si è detto per le casseforti? Il volume cambia come la terza potenza della lunghezza. Perciò, cambiando scala, si cambia il volume del cubo del fattore di scala. La superficie è proporzionale al quadrato della lunghezza. Perciò il cambiamento di scala cambia la superficie per il quadrato del fattore di scala. Questo significa che se, per esempio, riduco di un fattore 10, un qualsiasi volume dovrà ridursi di 10 al cubo, cioè 1000, mentre la riduzione della superficie sarà solo di 10 al quadrato, cioè 100. Questo significa che la forza di tensione superficiale, che è proporzionale alla superficie, sarà 10 volte più importante rispetto al peso. E maggiore è il fattore di scala, maggiore l'effetto. La superficie diminuisce in un modo, mentre il peso diminuisce di più, e così le forze di superficie diventano relativamente più importanti. La mosca ha già sistemato la faccenda del rapporto fra aria e peso. I suoi piedi appiccicatici la tengono attaccata al vetro. Ma se cercasse di farlo un topo, non ci riuscirebbe, anche se i suoi piedi fossero attaccatici come quelli di una mosca. Fin qua abbiamo imparato che il cambiare in scala un oggetto ne può cambiare il comportamento. Allora, a che serve sperimentare sui modelli in scala? Possono servire a qualche scopo? È naturale. I modelli in scala possono essere molto utili, ammesso che si sappia dalle leggi fisiche in che modo varia il comportamento con la scala. Per esempio, per interpretare il moto di un modello, bisogna sapere come la scala del tempo va cambiata con quella della lunghezza. Questo è un laboratorio che si dedica allo studio scientifico di modelli di navi, fiumi, porti, eccetera. Applicando le leggi della fisica ai modelli in scala, i ricercatori sono capaci di predire il comportamento di una nave o di un fiume reali. Il dottor Eagleson sta osservando il comportamento di un nuovo modello di nave nella vasca di prova. Qui studiamo il moto di un modello di nave per determinare il comportamento della nave vera in una tempesta nell'Atlantico. Il mio aiutante sta dando gli ultimi ritocchi alla sistemazione del modello. All'estremità della vasca un altro controlla il sistema di trazione del modello, mentre un operatore si occupa degli strumenti elettronici che registrano le misure. Questa macchina genera le onde di tempesta.
Notate un po' con quanta rapidità il modello beccheggia mentre attraversa le onde. Chiunque abbia avuto il mal di mare sa che il moto è molto più lento. Questo è un esempio di modificazione di comportamento dovuta a cambiamento delle dimensioni dell'oggetto. Come imparerete, il tempo richiesto da un pendolo di orologio per andare avanti e indietro è proporzionale alla radice quadrata della lunghezza del pendolo. Le oscillazioni della nave sono simili. Per far entrare il modello nella vasca abbiamo dovuto farlo grande un centesimo in rapporto alla nave vera. Perciò il modello beccheggia radice quadrata di 100, cioè 10 volte più veloce della nave vera. Ecco una ripresa a rallentatore della stessa scena, con la scala del tempo allungata da 1 a 10. Ha un aspetto più realistico, non è vero? Questo è il modello idraulico in scala di una base per torpediniere nella Narragansett Bay a Rhode Island. È costruita in scala di 1 a 400. Le onde naturali in un porto derivano da una situazione fisica così complicata che la descrizione matematica del loro comportamento non è utilizzabile. Però un modello ben fatto e sperimentato, costruito in scala, si comporta come una calcolatrice e il comportamento del porto vero si può determinare per osservazione diretta. Le onde che vedete sono quelle che genererebbe un vento assai forte. Vedete che forza distruttiva avrebbe il moto delle navi alla banchina? Se si mette un frangiflutti nel posto giusto, le navi sono schermate dalle onde e il loro moto è ridotto ad un livello tollerabile. Questa fotografia aerea del modello mostra chiaramente l'azione schermante del frangiflutti. Il miglior posto e la migliore forma da dare ad una struttura del costo di qualche miliardo possono essere determinati con rapidità e precisione con l'uso di un modello. Un altro esempio di uso delle leggi che valgono per i modelli è fornito da certi film fatti ad Hollywood. Si vuole far saltare un modello di ponte che sia più piccolo in scala del ponte vero. Come farlo sembrare realistico? Il tempo che un oggetto impiega a cadere quando si lascia dipende dalla radice quadrata del tratto di caduta. Dunque bisogna rallentare il moto con un trucco fotografico di un fattore che è la radice quadrata del fattore di scala. La stessa cosa che succedeva per il modello di nave. Ecco qua una sequenza del film Per chi suona la campana. Era un modello, ma con le leggi di scala applicate correttamente. Ora, quando facciamo dei mutamenti in scala per gli ordinari effetti su scala umana, abbiamo qualche idea di che cosa aspettarci. E queste idee hanno valore finché non si cambia la scala in modo tale che intervenga qualche fatto nuovo. Ma è proprio questo ciò che lo scienziato cerca di fare. Egli cerca di andare agli estremi della scala non solo per la lunghezza, ma per il tempo, la temperatura e ogni altra grandezza di cui possa disporre. Egli vuol spingersi al confine dello spazio, alla scala più grande osservabile. Per questo occorrono strumenti sensibili come il gigantesco radiotelescopio di Jodrell Bank presso Manchester in Inghilterra, che può ricevere ed analizzare le onde radio che giungono dall'estremo limite dell'universo. Sperimentando su scale molto diverse, lo scienziato è sicuro di imparare cose che sono nuove e vitali per la comprensione del mondo fisico. Come esempio finale di cambiamento di scala, andiamo nell'altra direzione, nel mondo dell'estremamente piccolo. Alle distanze estremamente piccole troviamo la struttura di base della fisica, l'atomo e le sue leggi. Ma di questo sentirete parlare parecchio nel seguito del corso. Ciò che ora vorrei notare è che con un normale microscopio si può giungere ad una scala così fine da poter vedere gli effetti degli atomi pur senza vedere gli atomi stessi. Si può vedere cosa accade quando in un liquido gli atomi che si trovano sempre in moto violento urtano dei corpuscoli come quelli del pigmento che ho su questa lastrina. Per
conto loro, questi corpuscoli sono inerti. In un liquido cominciano a ballare in modo molto curioso. Guardate i più piccoli. Si muovono più svelti di tutti. Ogni corpicciolo in un liquido si comporta così. Perché? È molto più grosso di un atomo, ma è spinto dagli atomi che lo urtano. Un oggetto grosso nell'acqua viene spinto da tanti atomi, che la spinta media è assai uniforme, ma un corpicciolo è spinto da poche migliaia di atomi, e così può succedere che gliene arrivino addosso più da una parte che da un'altra, e allora si muove. Mettendovi a una scala così piccola, voi osservate un effetto diretto delle collisioni atomiche. La fisica atomica, il cuore della scienza moderna, è il risultato di vari esperimenti condotti su scala molto oltre quella che è osservabile al microscopio. Così, cambiamento di scala vuol dire molte cose, da una semplice costruzione geometrica ad un balzo in un mondo nuovo e non familiare, la frontiera della scienza.